la Francia, visto dal loro punto di vista, fanno bene a chiudere le frontiere, perché nel momento in cui c'è l'Italia, che è un paese che è un colabrodo, entra di tutto e di più, non viene identificato nessuno, ci vogliono mesi prima di identificare se un extracomunitario, un clandestino ha diritto ad avere l'asilo politico o meno, fanno bene a bloccarle e fanno bene a considerare l'Italia un paese extraeuropeo, perché noi ci stiamo considerando tale. La Libia in questo momento è il colabrodo dell'Africa, l'Italia è il colabrodo dell'Europa. Siamo al collasso, mi dispiace che i rappresentanti del Partito Democratico vengano in televisione a dire che va tutto bene, sembra che debbano, ma sei persino detto che non ci sono i casi di scabbia, che lo sanno anche, veramente, lo sanno tutti, lo sanno giornalisti compresi, per fortuna. Di conseguenza, nel momento in cui ci troviamo situazioni di questo tipo, i comuni al collasso, perché poi è tutto sulle spalle dei comuni, il ministro Alfano inetto, Renzi che aveva promesso, dopo l'ultima tragedia di Lampedusa, aveva promesso che con l'Europa avrebbe risolto i problemi, in questo momento ci troviamo un Presidente del Consiglio incapace a risolvere il problema in Italia e in Europa.